Premesso che stiamo andando ormai nel paradosso perché vedo cose, vedo gente, ho visto cose che voi umani che farebbero rabbrividire anche il fantastico Rutger in quel fantastico film che vi consiglio di rivedere. Detto questo, persone che mai si sono fregate della brand equity, reputation, sustainability e compagnia danzante oggi si preoccupano tendenzialmente di avere un brand che sia protetto, ma probabilmente per andare a difendere il lavoro SEO, cioè la perdita di dati organici su quelli che sono i report di tasso di click, eccetera. Detto questo, perché questo enorme preambolo? Perché di fatto c'è un problema in questo momento. Il problema è che molti utenti stanno ulteriormente incasinando le performance max, che sono già delle campagne che soffrono tantissimo le modifiche che vengono fatte in piattaforma. L'ultimo report che ci ha dato Google, protetto come al solito da NDA, per noi privilegiati della community, dice che cosa? Dice che se proprio non ne potete fare a meno, diciamo, cerchiamo di fare un po' di brand safety in due modi. Modo numero uno, escludendo le performance max, per le quali l'esclusione dei termini di ricerca è lato piattaforma in questo momento, cioè si chiede allo specialist: inseriscimi per favore termini di ricerca che io me li escludo. L'altra esclusione, anzi, rimanendo un attimo qui, ricordatevi che se continuate a vedere nei termini di ricerca degli approfondimenti il vostro brand è perché semplicemente l'avete rimosso con una corrispondenza diversa rispetto a quella con la quale deve essere rimosso. Infatti, mentre in corrispondenza positiva la generica ha un significato ed esclude singolari, plurali, mispelling e compagnia danzante, in esclusa ricordatevi che se volete escludere, che ne so, Tulasa, che si scrive TH-ULASA, e quello scrive Tulasa senza l'H, di fatto arriva. Quindi dovete escluderlo con l'H, senza H, e in tutti i modi possibili e immaginabili. Detto ciò, per coloro che soffrono particolarmente la presenza del proprio banner, brand, pubblicità all'interno di siti che non gradiscono, ricordatevi che basta escludere il posizionamento. Strumenti e impostazioni, libreria condivisa, sto sbirciando la parte alta dove ho il menu, nel mio gigantesco monitor 5.000 pollici, planetario, orbitale. Allora, strumenti e impostazioni, libreria condivisa. Elenchi di posizionamenti esclusi, dove potete escludere il posizionamento da performance max, perché sì, posizionamento da performance max lo si vede dai report, nascosto come al solito quando Google non vuole che si scopra qualcosa, si va in report predefiniti per dimensioni, si scorre verso il basso in alto. In altro e si scorre verso il basso in alto, si scorre verso il basso in altro e si va su posizionamento campagne performance max. Lì si vedono i posizionamenti, quelli che non ci piacciono si ritorna indietro, si va sui segmenti, strumenti impostazioni, libreria condivisa, elenchi posizionamenti esclusi e lì si vanno a inserire. Però mi raccomando, attenzione perché discorso brand, secondo me, troppi di voi lo gestiscono in modo superficiale. Magari una volta ne parliamo.